Bene ragazzi, fin dove siamo arrivati? Abbiamo visto che le correnti stazionarie, ok? Quindi fili percorsi da corrente, vanno a generare un campo magnetico. Questa è l'esperienza di Oersted, 1820. Intanto, domanda che potrebbe non c'entrare. Una corrente genera un campo magnetico, ma un campo magnetico genera una corrente? No. Se io prendo un magnete e di fianco ci metto un filo di rame, sul filo di rame la corrente non passa. Ok? Quindi, diciamolo bene, una corrente stazionaria genera un campo magnetostatico, ma è falso che un campo magnetostatico generi una corrente. Abbiamo visto anche altre cose. Abbiamo visto che se tu prendi un magnete, ad esempio polo sud e polo nord, e qui di fianco ci metti polo sud e polo nord, ovviamente loro due non sono a contatto, però adesso noi come diciamo? Perché si attraggono? Perché ad esempio questo magnete sente il campo magnetico fatto dall'altro magnete, lui quindi sente una forza sicuramente proporzionale al campo magnetico creato dall'altro, perché ogni magnete non sente il proprio, ma sente quello fatto dagli altri. A sua volta anche lui è attratto relativamente dall'altro, perché sente il campo magnetico dell'altro. Quindi queste cose le sappiamo, dobbiamo solo fare ordine. Quindi i magneti che generano campo magnetico lo sentono. Quindi i magneti sono sia generatori sia sonde. Ecco, 1820, il filo percorso la corrente produce un campo magnetico. Allora la domanda è, se il magnete che è produttore di campo magnetico lo sente anche e quindi sente una forza e c'è attrazione e repulsione, il filo che anche lui produce campo magnetico, Oersted 1820, sente una forza se è immerso nel campo magnetico fatto da qualcun altro? Ecco, a questo ci risponde Faraday, che nel 1821 ha proposto degli esperimenti che adesso noi riguardiamo con questa domanda. Se noi abbiamo un filo, percorso ovviamente da corrente I, immerso in un campo magnetico esterno, proprio come fa il magnete, che è immerso in un campo magnetico sente attrazione o repulsione, un filo percorso da corrente I immerso in un campo magnetico esterno sente una forza? Allora, se noi continuiamo il nostro paragone tra fili percorsi da corrente e magneti, la risposta dovrebbe essere sì, perché i magneti lo fanno, perché i fili non dovrebbero farlo, che sono degli equivalenti. E infatti vi dico già, la risposta è affermativa. Solo che bisogna stare molto attenti, perché la forza e il campo magnetico non sono degli scalari, sono dei vettori, e come sempre la formulina che otterremo non ci interesserà se non soprattutto il suo carattere vettoriale. Quindi ho preparato degli esperimenti, ve ne mostro uno a caso, poi li guardiamo tutti, in cui abbiamo una sbarretta, vedete quella di rame sopra il magnete, che sarà percorsa da corrente, perché a un certo punto vado a chiudere l'interruttore, ci sono due pile. E poi abbiamo sotto il magnete, ho scritto N perché è il nord, significa semplicemente che le linee di campo per noi sono più Z, quindi escono dal nord e ci vengono a colpire l'occhio. E magia delle magie, se noi facciamo questo esperimento, che quindi l'ho chiamato ragazzi SX nord perché la corrente va a sinistra e vediamo il polo nord, possiamo vedere che quando vado a chiudere la sbarretta sente una forza che la spinge in direzione, tra l'altro, più Y. Quindi abbiamo una corrente, per farvi capire il lato vettoriale, abbiamo una corrente, diciamo, orizzontale, quindi come X, un campo magnetico come Z e la forza va come Y, tra l'altro più Y. E poi, allora, cosa posso cambiare? Posso cambiare due cose qui, ragazzi. Il verso della corrente, da orario a antiorario, e la polarità del magnete girando il magnete. Quindi posso fare quanti esperimenti?
4. Li proponiamo tutti. Quindi, intanto vi dico che stiamo creando, o stiamo comunque riproponendo, l'esperienza di Faraday. Un'esperienza fatta nel 1821, quindi un anno dopo l'esperienza di Oersted. Quindi Oersted dice: la corrente crea un campo magnetico. Faraday dice di più. Con la sua esperienza dice: se io prendo un filo percorso corrente, lui immerso in un campo magnetico fatto da qualcun altro, in questo caso dal magnete, sente una forza che lo spinge in una determinata direzione. Allora, facciamo questi casi qui, nel senso che adesso costruisco una tabella molto semplice dove qui ad esempio mettiamo il campo magnetico, quindi scriviamo nord e sud, mentre qui scriviamo la corrente, nel senso che una volta la corrente andrà verso destra e una volta andrà verso sinistra. Allora, cominciamo ragazzi a almeno disegnare i versori caratteristici. Allora, in questo caso la corrente va così, poi se va a sinistra è così e così. Bene, il generatore l'abbiamo sempre fatto in blu, quindi continuiamo i nostri colori. Adesso devo disegnare il campo magnetico, attenzione ragazzi, non fatto dal filo. Il filo genera un campo magnetico, ma noi di questo campo magnetico ce ne freghiamo altamente. E andiamo a valutare il campo magnetico fatto dal magnete. Allora, se è nord, cosa vuol dire? Che il campo è un più z. Ok? Quindi il campo magnetico è fatto così, ed è fatto così anche qui. Con il sud significa che le linee entrano, e quindi è fatto così. Il carattere vettoriale è la cosa più importante, non smetterò mai di dirvelo in questa quinta. Abbiamo quindi quattro configurazioni possibili, e allora adesso noi le andiamo a vedere tutte e andiamo a, ovviamente in rosso, che è l'unico colore che ho che mi rimane sulla LIM, a disegnare il verso e la direzione della forza che sente il mio filo. Quindi ragazzi, cominciamo con dx nord. Ecco. Allora, la corrente va a destra, il campo magnetico... Ok, quindi forza che... Cos'è? Un... meno y. Lo andiamo a scrivere. Quindi dx nord, la forza è fatta così. Allora andiamo a fare un dx sud. Quindi andiamo a cambiare la polarità del magnete. Vediamo se la sbarretta andrà sempre verso basso o questa volta invece salirà. Quindi ho solo cambiato la polarità del magnete. Prima andava verso il basso, adesso magicamente va altro verso. Quindi dx sud più y. Se creiamo sx nord, allora un sx nord mi crea un più y. Sx nord mi crea un più y. Quindi, diciamo, guardando questi due esperimenti, tenendo fisso il magnete e cambiando la polarità della corrente, la forza cambia. E poi ovviamente per completare cosa succederà? Proprio visto che già due volte vanno su, se faccio Sx sud, diciamo, noi non sappiamo niente. La natura per simmetria dovrebbe completare anche questa matrice in modo sensato. E infatti, giustamente, il verso è negativo. Allora, prima di tutto, un'ultima cosa. Se invece io prendo, e l'ho fatto come esempio, deve essere molto chiaro, una corrente che ha questa direzione qui, e un campo magnetico che ha la stessa direzione. Perché per adesso io cosa ho fatto? Esperimenti in cui corrente e campo magnetico sono perpendicolari tra di loro. Se non sono perpendicolari ma sono paralleli, succede qualcosa? Boh. E beh, facciamo l'esperimento. L'ho chiamato dritto perché una cosa è dritta rispetto all'altra, quindi pongo il magnete così,
non succede niente. Bene, quindi significa che dovrò costruire un operatore che, se due vettori sono tra di loro paralleli, si annulla, nel senso che la forza qui non c'è, il filo non si muove. Allora, intanto vi faccio notare delle cose. Intanto la corrente non è un vettore, è un flusso, e quindi come tutti i flussi è uno scalare, tra l'altro definito positivo, visto che segue la direzione delle cariche positive, anche se in realtà nel filo viaggiano gli elettroni, quindi la corrente va nel verso opposto al verso di movimento di elettroni, ma questa è una cosa di quarta. Se noi guardiamo la corrente però, definita da movimento di cariche positive, la corrente non è un vettore. Trovare una sorta di sostituto vettoriale che però prenda la direzione e il verso di quella che noi pensiamo sia la corrente, ok? Perché poi la corrente ha una direzione e un verso. Questo vettore poi lo chiameremo L, ok? Vettore L, che ha semplicemente come modulo la lunghezza del mio filo, della mia sbarretta, ma come direzione e verso ha quella della corrente. Qual è quell'operatore che, se tu lo applichi a vettore, genera un terzo vettore perpendicolare ad entrambi, e che se lo applichi a vettori paralleli non fa niente? Si chiama prodotto vettoriale. E infatti la formula che riassume tutto, ve la scrivo in grande, è questa. Utilizziamo i colori. Allora, la forza che sente un filo percorso da una corrente I e lungo L, questa forza risulta essere uguale a un prodotto vettoriale. Abbiamo visto la vettorialità con gli esperimenti di prima. Allora, è un filo, ripeto, percorso da una corrente I, che come lunghezza ha L, ok? E come direzione verso a quella della corrente, nel senso che in realtà, ragazzi, nel video precedente quello lì non era il vettore I, perché I non è un vettore, era il vettore L, anche se sembra strano, ma questo era L, quello verde ovviamente era B, lo scrivo perché così vogliamo essere completi, quindi vedete la completa vettorialità di questi tre elementi. Quindi è una forza direttamente proporzionale al, diciamo poi, al modulo della corrente, alla sua lunghezza, e ovviamente per qualcosa che non dipende dal filo in sé, ma dal campo esterno, emerge completamente il filo. Una cosa sul prodotto vettoriale che voi dovreste sapere: se ad esempio in generalità non prendo un filo parallelo o perpendicolare al campo magnetico, ma che crea un qualsiasi angolo, perché comunque potrei farlo, posso ragionare in due modi: o di L prendo solo la componente perpendicolare, perché è quella che lavora, la componente parallela non fa niente, quindi o scompongo così e allora lavoro solo con la componente perpendicolare. Vi consiglio vivamente di fare così, così non dovete ragionare con gli angoli. Oppure, come faccio, ragazzi, se chiamo questo teta, cioè l'angolo che c'è tra L e B, questo, beh, nell'esercizio di prima teta era molto facile. Nei casi a matrice quanto valeva? 90. E sotto? Che angolo? 0, no? Quindi in questo caso è semplice. Vi ricordo, ragazzi, come si fanno ad estrapolare tutte le informazioni su un prodotto vettoriale. Allora, il modulo quanto vale? Se devo trovare il modulo di F, devo fare? Beh, intanto il valore di I, I, vabbè, è già uno scalare positivo, quindi I per il modulo di L, questa, ragazzi, che cos'è? La lunghezza del filo, quindi un filo lungo 3 cm, lì ci metti 3 cm. Per il modulo del campo magnetico, se fosse così, noi però non capiremo, perché quando sono paralleli viene 0. Ci deve essere una quantità che annulla quando siamo a 0 gradi. Ce la metto subito, perché dentro c'è anche il seno di quest'angolo qui. Il seno di 0 fa 0.
Il seno di 90 fa 1. Quindi che bello quando sono perpendicolari, che brutto quando sono paralleli. In più, per quanto riguarda la direzione, e questo è il modulo, la direzione di F qual è? Non il verso, la direzione. È sia perpendicolare al primo vettore sia al secondo. Se uno è X e l'altro è Y, quello là diventa Z. Quindi la direzione è perpendicolare sia ad L e perpendicolare a B. Ultima cosa, regola della mano destra, se io voglio trovare il verso, quindi regola della mano destra, cosa devo prendere? Sul primo, intanto devo prendere la mano destra, su questo devo metterci il pollice, su questo devo metterci l'indice e magicamente ottengo una direzione perpendicolare al pollice indice e col medio ottengo la forza. Potete fare in tutti gli esperimenti precedenti tutte queste prove di regole della mano destra per capire effettivamente che, diciamo, la forza segue